Io oggi sto malissimo perché non so se anche su, ma qui si è alzato un vento terrificante. Mi ha messo la neve. Bene, in meglio andiamo proprio. Ti dico solo questo: terremoto a Zagabria che avrai visto. L'unico posto in cui si è sentito è Pesaro. Perché... Ciao, stesse premesse di ieri, oggi si parla pure di teatro, ma soprattutto abbiamo una sigla. Ciao, sei un fallito. Passatempo. E infatti io sto leggendo. L'unica cosa ti devo chiedere di non spostare di non. Lo faccio adesso una volta per tutte. Sfogati adesso. Scusa, devo togliere la Madonna. Voilà! Ciao Marco, come stai? Saluto il mio amico Marco. Come si può intuire già dal forte accento, Marco si trova nei dintorni di Brindisi e quindi ci racconterà della cosa che è battuta di merda. Tu sei nato? No, io sono nato a Cattolica. Che sta già in Romagna, ma poi hai vissuto a Pesaro, quindi possiamo dire tu sei di Pesaro. Sì. Che cosa vedi, per esempio, quando esci di casa? Io sono anzitutto qua già da 3 settimane, quindi la mia percezione è anche un po' cambiata. Nel senso che come sono arrivato qua, credevo di anzitutto di potermene andare via. Tu in realtà abiti a Io Roma, abito a Roma. 3 settimane fa sei salito su. Sono salito su il 2, c'era ancora parecchia gente in giro. La mia percezione era ancora quella di un uomo libero, che non solo si poteva spostare per la città, ma che avrebbe potuto tornare anche a Roma. Sono stato, come dire, bloccato il giorno in cui sarei dovuto ripartire. Prendevo il treno il giorno a cui è stato fatto non il lockdown nazionale, ma di Lombardia più 14 province, tra cui Pesaro e Orbetello. Quella famosa serata in cui era uscita la bozza di decreto. E tutti hanno assiepato le varie stazioni. Tutti hanno, esatto, tutti sono corsi i treni. E devo dire che anche io mi è balzato in mente il correre alla stazione, però quel briciolo di buonsenso che mi ha portato a aver compiuto 25 anni 2 giorni fa mi ha trattenuto. Però il successivo pensiero è stato quello di chiamare mio padre durante la notte per farmi portare invece in macchina. Mazzo! Quindi quel mio di buonsenso è stato subito a bruciarlo. Però è tornato. E io gli ho detto: guarda, fermiamoci. Com'è la situazione? Mascherine, guanti? Non esistono. Adesso stanno qua arrivando, ma arriveranno la prossima settimana. Già 3 settimane fa i posti letto erano esauriti. Al momento sono state montate 2 tende da guerra fuori dall'ospedale per aiutare lo smistamento, l'arrivo di nuove persone. Tutte le sale operatorie sono state riabilitate a terapie intensive e le sale operatorie ormai sono state tutte spostate in altri ospedali. Se non sbaglio, tra Urbino, Fano, insomma, nelle vicinanze. L'ospedale, tu hai parlato dell'ospedale di San Salvatore? Sì, di Pesaro. Tu sei un allievo di secondo anno in regia dell'Accademia Silvio D'Amico, Accademia d'Arte Drammatica, che sta a Roma. In questo momento qua, tu, la tua classe, insomma, che cazzo fate? Cosa avviene nel tuo campo? Nulla ovviamente può avvenire, non esiste per noi, almeno penso di accademie sotto sotto l'AFAM, non c'è didattica online. Sulla piattaforma dell'accademia sono stati caricati tanti testi, sono stati mandati da tutti gli insegnanti tantissimi testi di teoria teatrale, di tecniche, di metodo Linklater che conosciamo entrambi, ad esempio. Però ovviamente le lezioni non le facciamo, siamo sospesi. Tra l'altro questo è particolarmente surreale perché tutti noi pensavamo di risvegliarci nel 2022, ritornare alla realtà dopo 3 anni bevuti come d'un sorso. Invece abbiamo avuto questa battuta d'arresto, questa botta di realtà che tra l'altro attraverso un'emergenza. L'ambito del teatro è stato praticamente fermato subito. I primi luoghi di aggregazione che hanno chiuso sono stati teatri, cinema. A casa quello che noi possiamo fare è un lavoro, diciamo, di pre-produzione, no? Pensi l'idea, scrivi la cosa. La pre-produzione implica il doversi parlare, fare magari anche delle riunioni di 74 ore. Aspetta un momento, che buffone, mi si stava spegnendo il computer, c'è un attimo di panico. Di cosa sto dicendo? Allora, è vero che noi possiamo fare queste videochiamate, però io sento un po' la mancanza di condividere una stanza, di condividere un teatro e di condividere le idee fisicamente. Quello che mi chiedo è se questo impedimento che io provo è dovuto al fatto che ho 30 anni e sono vecchio, o se è proprio implicito del fare teatro, cioè che noi possiamo stare a casa a pensare quanto vogliamo, a ideare il soggetto più bello del teatro dei prossimi anni, però poi a un certo momento c'è bisogno dello scambio, ti metti là, tu parli e ti becchi gli sputi della persona che ti parla davanti, no? Per me è assolutamente
sostanzialmente della natura stessa del teatro, i progetti, anche nella loro fase preliminare, è importante quello che dici tu, cioè lo scambio, ma che non sia solo uno scambio di idee, ma che sia uno scambio di goccioline. Cioè io questi giorni li sto passando al telefono, per me è tragico, penso che per me è tragico l'incontro con l'altro, nel momento in cui me lo togli pure da davanti diventa una sorta di altro che non trovo, io mi perdo facilmente anche in divagazioni, di incisi. Ecco, banalmente, se io dico una cagata non me ne rendo neanche conto, perché, cioè, nel senso, sto andando in surplus di stronzate. Banalmente il dialogo avviene anche a livello del corpo, no? Io che sono esuberante, faccio le battute, provo difficoltà, ma penso come la maggior parte di noi, nel reggere lo sguardo dell'altra persona. In videochiamata questa cosa non avviene, perché tu sei su uno schermo, riesco a vedere la tridimensionalità dell'uomo Marco. Non percependo il corpo dell'altro, ti perdi quella parte del linguaggio. Quindi è come se la dialettica a un certo punto avesse un'interruzione e ci si capisce di meno. Sì, anche perché io penso che i progetti nascano perché si è incontrato qualcuno prima, tra coloro che stanno sul palcoscenico, se questo c'è, con il pubblico. Non ritrovandosi in una stessa stanza è difficile, perché io mi sento sinceramente un po' solo. E questo sono sincero, mi perdo molto più facilmente e riesco anche meno a pensare le mie stesse idee, perché poi ogni progetto è un'occasione di incontro, quindi si torna sempre lì. Io direi di concludere così, spengo la videocamera così possiamo parlare di sborra. No, dai. Io e Marco adesso inizieremo a parlare di sborra e di sesso anale. Aspetta un attimo. Che succede? Tolto la Madonna. Grazie per la bella chiacchierata e ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Speriamo. Speriamo.